Ristorante Costa Marina a Peschici in Viale Kennedy, scalinata principale per il porto. Il mare nel vostro piatto. Siamo aperti da aprile a settembre. Costa Marina è anche B&B. Prenota la tua vacanza. Visita il nostro sito www.costamarinapeschici.it. Domenico Mastro Matteo vi aspetta. Fiordelisi attua monitoraggio continuo dei processi produttivi per mezzo di verifiche ispettive interne della qualità e di comunicazione tra le parti aziendali. Visitaci sul nostro sito www.fiordelisisrl.com. La freschezza dei nostri prodotti ogni giorno sulla vostra tavola. Mercati di città alla prima, la qualità, da sempre. La Next Design Group opera in tutta Italia, una grande squadra al vostro servizio. Affida a noi i tuoi trasporti e le tue merci. Le consegneremo su tutto il territorio nazionale. Visita il nostro sito www.transportrentsrl.it. Dai vita ai tuoi progetti con i finanziamenti Fiditalia. Puoi chiedere un prestito personale, una cessione del quinto dello stipendio o della pensione, oppure un leasing per veicoli sia nuovi che usati. Affidati alle agenzie Fineur. I nostri esperti sono a tua disposizione per fornirti consulenza e preventivi sempre gratuiti. Vieni a trovarci. Siamo a Foggia, in via Vincenzo Dalla Rocca e San Nicandro Garganico, in via Antonio Gramsci. www.fineur.reteifiditalia.it. Allora, buon mercoledì a tutti, ancora a Spazio Dilettanti il mercoledì sera, pian piano siamo ritornati alla nostra normalità, lo faremo ancora e con il calcio dilettantistico, è ritornata anche in edicola la Gazzetta del Mezzogiorno, dove potete leggere tutto quello che succede sui campi di calcio della provincia ogni giorno, con tanto spazio ai dilettanti. Allora, questa sera dobbiamo correre perché subito dopo di noi dobbiamo dare la linea a Pino Pistillo per il basket, quindi qualche mezz'ora in meno rispetto al consueto, però sarà sicuramente una mezz'ora intensa perché abbiamo tante immagini, tante interviste da proporvi. Vedremo anche i risultati, le classifiche, quello che succederà la domenica prossima, con innanzitutto con Donato Magnisio, che è il mio grande amico di avventura ormai da 20 anni. Stasera Marianna non c'è, quindi siamo solo noi maschiacci, ma poi soprattutto io dico ogni volta che presento i miei ospiti, non li presento come ospiti ma come amici. Qui sono due ragazzi che ho visto giocare per 20 anni di seguito, Paolo Soldo, o meglio dottor Paolo Soldo, grazie, del Sant'Agata, e Danilo Ferragonio, sempre del Sant'Agata. Grazie, grazie Danilo, grazie per essere intervenuti. Sono due ragazzi che veramente conosco da tanti tanti anni e ringrazio per essere venuti qua questa sera. Parleremo di tutti i campionati, logicamente ci sofferremo sulla terza categoria, perché comunque da quelli che sono quei dati è la categoria più seguita, visto, no, Donato? Ci sono 12 squadre della provincia di Foggia, quindi ogni domenica c'è il derby, è un campionato molto bello, si ha la possibilità di passare nel campionato regionale, ci sono tanti posti a disposizione al di là di quello che poi saranno i playoff, quindi di conseguenza ogni domenica sono delle sfide insomma infuocate, no, dal punto di vista agonistico. Sì, chiaramente diciamo che la maggior parte delle squadre di terza categoria sono ospitate nel paese dove diciamo. Vediamo questa sera, Carmine Francavilla, la terza categoria, se abbiamo la classifica il prossimo turno. Nel paese che rappresentano, e quindi ci sono molti parenti ed è chiaro che sono seguiti. Abbiamo visto anche le immagini di Apricena, no? Beh, Apricena esce fuori da qualsiasi tipo di discorso, perché lì veramente è qualcosa di esagerato, perché cioè, può benissimo, quello è un pubblico benissimo di prima o di promozione, se non di più. Quindi togliendo Apricena, anche gli altri campi, ma si sono arricchiti di pubblico, Peschici, Cagnano, ma poi potrei fare, non voglio fare, come dire, torto a nessuno. La terza categoria è bellissima, seguitissima,
ed è un campionato all'insegna del fair play e del divertimento, perché fondamentalmente, e qui ce n'è un esempio, magari il Sant'Agata, anche se viene promosso, ritorna sempre in terza categoria perché è un gruppo di amici che si devono divertire. Vediamo, insomma, l'immagine del Sant'Agata. Abbiamo l'immagine del Sant'Agata, Carmine Francavilla, questa sera Donato gioca in casa, no? Il Sant'Agata, Donato è di Sant'Agata, anche se vive ormai a Foggia da una vita, però nel suo cuore c'è sempre stato. Poi tra l'altro è allenato anche il Sant'Agata. Ecco le immagini ecco Danilo, ecco la faccia del capitano. Allora, dicevi di Donato? Sì, abbiamo fatto un bellissimo campionato in verità quando ho allenato, grazie ai ragazzi che erano quasi tutti di Sant'Agata o oriundi, insomma, comunque che vivevano a Foggia. Una bella realtà anche quest'anno, devo dire, poi molto organizzato grazie al Rocco Messaggero, ma anche al sempre al papà Ciccio Carrillo, Torino Soldo, che da anni seguono con grande passione questa squadra nel loro paese di origine. Io sinceramente sono sempre attaccato al paese, ai colori, sono nato, sono vissuto anche lì, e nonostante i 50 anni parlo ancora un po' con l'accento del mio paese, quindi insomma, forza Sant'Agata. Allora, dottor Paolo Soldo, papà l'abbiamo detto che veramente ci tengono al calcio ottantesco, insomma qui si fa calcio in questa vostra squadra, Paolo, perché c'è un gruppo d'amici, perché volete portare avanti il nome del Sant'Agata. Poi se viene la categoria superiore bene, se viene la vittoria bene, però voi vi divertite un sacco la domenica, Paolo. Sì, si fa calcio fondamentalmente per passione, poi il risultato è sempre stato secondario negli anni, ormai sono quasi 20 anni che giochiamo e siamo invecchiati sempre nello stesso gruppo. Tutti insieme, no? Tutti insieme. Danilo, poi al di là, ecco ancora le belle immagini di Sant'Agata, Danilo, al di là dell'aspetto calcistico, voi siete veramente amici nel vero senso della parola, cioè anche fuori dal campo sportivo, insomma, vi vedete con le famiglie, no Danilo? Noi diciamo che mo con i figli ci vediamo un po' meno, però prima uscivamo il venerdì, il sabato, la domenica a giocare, insomma è un gruppo bello. Senti, probabilmente questo è il calcio dilettantistico, cioè il fatto di stare insieme. Questo è il segreto del calcio dilettantistico. Donato, qui abbiamo due esempi, no? Abbiamo Paolo che è elegante nel campo ogni volta che gioca, e ci abbiamo Danilo invece che è sgusciante e scattante. Due ragazzi. Vero. Intanto sono due. Avete filmato i veri. Sono due giocatori di lusso per la categoria. Sì, diciamocela tutta, perché sia Paolo che Danilo potrebbero fare categorie superiori. Abbiamo di campeggio in queste categorie. Loro sono tra virgolette gli anziani del gruppo, perché poi fondamentalmente, come abbiamo detto, la terza categoria dovrebbe essere un'espressione di giovani, di ragazzi del posto, però loro naturalmente fanno da chioccia. La squadra non è giovanissima, però ripeto, in tante realtà hanno tanta tecnica, magari non corrono tanto, però quando toccano il pallone sì. Perché il livello tecnico è buono, è ottimo, e naturalmente l'espressione del calcio poi è ottima, anche se oggi c'è un calcio tutto da correre, voglio dire, un po' cambiato il calcio, magari ci sono delle squadre che li precedono in classifica, che forse tecnicamente sono leggermente al di sotto, però corrono e come, quindi spesso li mettono in difficoltà. Vediamo un po' di immagini del territorio, poi parleremo degli altri campionati. Abbiamo il Maracanà, abbiamo anche delle immagini. Ma che campionato è questo, Paolo, questo di terza categoria? Vediamo le immagini magari del Maracanà ogni tanto. Paolo? Ma è un campionato che ho espresso almeno 3 o 4 squadre che probabilmente sono a livello maggiore delle altre, ma come livello credo che rispetto agli ultimi anni è abbastanza salito, come livello medio. Sì, sì. Non è già deciso, però diciamo le pretendenti già si sono svelate probabilmente. Sì, però per i playoff c'è una griglia abbastanza nutrita di squadre che possono ambire, no? A quel punto, se si dovessero tenere i playoff, potrebbero rientrare diverse squadre e ci divertiremmo tutti. Allora, domenica ha debuttato come allenatore Danilo Ferragogno e ha vinto a San Nicandro, a Paese Pio. Insomma, come ti comporti con quelli? Prima di tutto vorrei chiedere scusa al tuo paese. Senti, come ti comporti con gli amici a scrivere la formazione, a determinare chi andrà in campo? Non hai problemi? Ovviamente sì, mi sento con Rocco Messaggero, con Paolo, e vediamo chi sta meglio, noi gioca, diciamo. La settimana siamo un gruppo, quest'anno parecchi, 30, 31, 32 tesserati, di cui tutti titolari, sì, ma veramente una rosa così completa non l'avevamo mai avuto.
Festa, Galano, sì. Valente che ha avuto una bambina, avuto il figlio, quindi deve tornare a breve, però siamo veramente competitivi. Ovviamente, come diceva Donato, giusto, giustissimo, perché chi sta più atleticamente sta più avanti in classifica. Certo, io comunque vi devo fare i personali complimenti, non solo perché avete vinto come Sandaca, ma perché avete battuto il Sannicano. Perché comunque noi, anche se per gioco e per scherzi, abbiamo sempre questa rivalità calcistica tra Antonio. Diciamo, facciamo un po' di nome, questi sono tutti amici nostri, no? C'è Ruotolo che è simpaticissimo. Gigi Ruotolo, quando Masotti, Renzulli, il Puma. Dobbiamo dire pure grazie al dottore De Meo che ci viene a aiutare. Buon uomo, che è un altro storico. Sì. Fratello di Benvenuto, che sta dall'Annunziata alla Nuova Dama. Certo, cioè avete veramente... Pietro Tedeschi, tutti giovani, una bella flotta di giovani, tutti validi. Luca Moroso, che si è laureato lunedì, ha fatto tre gol, lo so, ma lunedì si è laureato. Mi hai fatto tre gol a San Nicandro. Quindi siamo competitivi. È veramente un bel gruppo. Allora, ritorneremo in terza categoria con Paolo Soldo, vi ricordo, e Danilo Ferragone del Sant'Agata. Donato, andiamo a vedere se è possibile con Carmine la Serie D. Andiamo subito a Cerignola. Questo Cerignola domenica ne ha approfittato anche della sconfitta interna del Bitonto per mano del Mola. Cerignola adesso prima in classifica, abbiamo immagini e classifica, spero. E eccole qua le immagini di repertorio, logicamente, però insomma questo Cerignola merita la categoria superiore e probabilmente è stato anche un po' sfortunato, e adesso c'è compensazione perché anche gli altri sono sfortunati e magari perdono, come è successo a Bitonto. In un campionato così lungo ci sono periodi favorevoli e periodi meno favorevoli. Il Cerignola secondo me lo ha superato, soprattutto all'inizio, che non riusciva ad avere grandi risultati. Adesso deve comunque avere massima concentrazione, perché questi punti che ha perso il Bitonto, che sono pesantissimi, anche perché li ha persi sul proprio terreno di gioco, sono pesanti. Lo abbiamo detto, il Cerignola quest'anno più che mai, ma da tempo credo che merita. Quella che sarà la prossima giornata, con la classifica che vede il Cerignola con 3 punti in più del Bitonto. Sì, merita di essere promosso, di vincere la categoria, però attenzione, perché 3 punti non sono tanti. No, assolutamente no. Il campionato è ancora molto lungo, ripeto, bisogna avere massima concentrazione, però il Cerignola ha le carte in regola per poter finalmente accedere al campionato superiore, che lo merita. La trasferta a Biceglia, noi ci auguriamo che il Foggia vada in Serie B, però Paolo, un'altra squadra in Serie C in provincia di Foggia sarebbe insomma giusto per una terra come la nostra, insomma, che ha bisogno di categorie importanti per far emergere poi i giovani, no? Sì, per come poi seguiamo noi il calcio in maniera viscerale, sarebbe insomma molto bello avere comunque un'altra rappresentante nel calcio che conta. Certo, anche perché Danilo, alcuni giovani potrebbero, non so, entrare nell'orbita della Serie C di un eventuale Cerignola. Certo, no? Certo, io sono andato a vedere qualche partita del Cerignola, veramente una squadra di una categoria superiore, pubblico, struttura, veramente. Poi c'è Cristian Agnelli, Laporta, Michele Pazienza, insomma. Che sono amici vostri, sono amici nostri, amici vostri in particolare. Quindi tifiamo tutti per il Cerignola, rivediamo le immagini di una società, di una piazza veramente affamata di Serie C. Io penso che se il Cerignola va in Serie C, davvero quello stadio sarà riempito in ogni ordine di posto, perché ci saranno sfide importanti. Diventerà piccolo, secondo me, addirittura, pur essendo una 5.000 bellissima... 5.000 spettatori può contenere. Sì, però insomma per un campionato di Serie C non è che sono poi tantissimi, Covid permettendo, perché poi alla fine ce li tolgono gli spettatori, ne fanno andare di meno, però diciamo che non è in questo momento il problema, non bisogna pensare certamente allo stadio, il pubblico abbondantemente per il calore del tifo e per il calore della città merita la Serie C, e quest'anno più che mai dobbiamo tifare Cerignola, perché a mio avviso, con i dovuti scongiuri, magari prendiamo il corno dopo, merita la categoria. Allora ritorneremo in Serie D, ne parleremo ancora, scendiamo in Eccellenza, andiamo a vedere se c'è possibile vedere quello che succederà domenica prossima. Eccola, vediamo anche nello stesso tempo la classifica, Barletta sempre in testa, Corato che cerca di tenere il passo, e poi ci sono le nostre che purtroppo cercano di evitare i play-out, c'è cioè il Real City, il Vieste, il San Marco, l'Ortanova, è un po' pericolosa questa situazione, però nonostante
nonostante ogni partita abbia l'adrenalina al massimo proprio per evitare i play-out, però c'è sempre il terzo tempo. E noi domenica scorsa, io personalmente sono stato a seguire proprio il derby San Marco Real City, vediamo il San Marco con il terzo tempo come ha salutato a fine gara il Real City, dovremmo avere delle immagini, insomma. Finalmente dopo tanti anni, ormai ogni domenica ci sono delle belle mangiate a fine partita. Vediamo le immagini del terzo tempo di San Marco. Donato. E questa è la più bella notizia nello sport. Il calcio è una di quelle discipline più difficili perché c'è la componente agonismo. Sì, contatto. Questo è San Marco, abbiamo il terzo tempo, esatto, del San Marco. Eccolo qua, eccolo qua. Non... Donato, vedi? Cosa no, che succede, Paolo, anche in terza categoria, anche voi offrite birre a chi viene a Sant'Agata. Fermo restando che ci fa venire voglia di mangiare. Questo... Poi la pizza di San Marco è buonissima, io c'ero, l'ho assaggiata, quindi posso dire... Sì, no, no, c'ho gli amici di San Marco che continuano a badare la pizza. Andiamo dal dottor bellissimo, Paolo Sondo, insomma, Paolo, così dovrebbe essere il calcio tantissimo. Adesso finalmente da qualche anno a questa parte insomma si è capito che alla fine è una festa, l'agonismo resta soltanto nel rettangolo di gioco, Paolo. Eh sì, ed è lì che deve restare, si lotta, si combatte per 90-95 minuti. Poi certo. Danilo, torna... anche voi a molte volte offrite e poi avete anche la possibilità di fuori casa di assaggiare. Questo è un pallino che ha Rocco Messaggini. Sì, è vero. Un pallino suo, non glielo tocchiamo perché lui a fine partita deve fare festa. Infatti. E fa bene. E io poi lo rimprovero, nel senso, non offrire troppa birra, soprattutto a quelli che devono fare diversi chilometri, come è successo. Allora, San Marco veramente molto molto bravi. Un San Marco che comunque ha vinto 2-1 contro il Real City, è stata una bella partita. Adesso sentiremo anche delle interviste. Prima di andare a sentire le interviste di San Marco, andiamo a rivedere di nuovo la classifica con Donato. Dicevamo di queste foggiane che sono impegnate per evitare i play-out. È una stagione più in scuro che in chiaro, no? Beh, il campionato, il torneo, chiamiamolo come volete, è difficile perché i battistrada sono praticamente imprendibili. Questo è il primo grosso problema perché il Barletta è di un'altra categoria, il Corato cerca con i denti di tenere ancora la speranza, visto che non ci sono i play-off. Però poi le nostre che non stanno facendo sì, un sì, qui stiamo vedendo la terza categoria, se ci dai Carmine l'eccellenza, poi ne parliamo, sì, della terza categoria. Dicevo che le nostre non sono insomma molto molto favorite in questa lotta e quindi si devono accontentare delle posizioni di rincalzo. Senti, però possiamo sottolineare, salutiamo gli amici di San Marco che ci vedono tantissimi, che San Marco fino a 2-3 mesi fa sembrava spacciato, adesso invece si sta riprendendo. Per fortuna. Perché altrimenti avremmo troppe compagini in bassa classifica e tu sai bene che poi alla fine quando ne sono tante prima o poi qualcuno incappa e rischia la retrocessione, che dopo sacrifici che si fanno per conquistare queste categorie è brutto poi andare a finire nei play-out e rischiare di perdere la categoria. Diciamo che non abbiamo, alla luce di questi risultati, non abbiamo allestito formazioni di grosso prestigio purtroppo incapitanata e quindi dobbiamo soffrire e ce la dobbiamo giocare giornata per giornata. Allora, io sono stato a San Marco domenica scorsa, ho sentito il presidente Agnello Calabrese dopo la partita, insomma a San Marco si fa di tutto per mantenere la categoria e sarebbe un giusto riconoscimento per i tantissimi sacrifici che stanno facendo la società di San Marco. San Marco poi non è una grande città economica, insomma quello che è, tenere in vita un'eccellenza sarebbe come vincere un campionato. Vediamo se Carmine Francavilla mi può mandare l'intervista che ho realizzato a fine partita proprio con il presidente del San Marco, Agnello Calabrese. Sentiamo se riusciranno o meno a salvare questo San Marco. Lui ci crede, sentiamolo. Calabrese, lo salviamo questo San Marco, lo salviamo. Noi facciamo di tutto per salvarlo, è il nostro obiettivo primario. Come in tutti gli anni, la nostra speranza è quella di salvare la squadra e fare un altro campionato eccellenza. Insomma, dopo una partenza così così adesso sta venendo fuori il San Marco, anche perché avete operato bene, state crescendo tanti giovani, 2005 come Grifa, state vincendo la vostra scommessa, presidente Agnello Calabrese. Eh sì, dal 12 dicembre che abbiamo cambiato un pochettino le carte in tavola, abbiamo fatto qualche innesto nuovo che faccia da chiocciola ai nostri giovani, i risultati sono iniziati piano piano ad arrivare. Insomma, sono risultati che danno fiducia e speranza. Ma indubbiamente, se non ci fosse questo,
sarebbe inutile giocare, si è visto anche dalla partita di oggi. Trovare la salvezza per San Marco è come vincere il campionato, no? Ah, indubbiamente, salvezza in eccellenza per San Marco è uguale alla vittoria del Barletta al campionato. Oh, Presidente, complimentissimi per quello che state facendo a San Marco, tra tanti sacrifici, salti mortali, veramente riuscire a raggiungere la permanenza sarebbe una grande vittoria, una grande soddisfazione anche per voi. Noi speriamo che il 10 aprile ci ritroveremo qua e rimaniamo qua in eccellenza. Saremo in eccellenza. Ciao Presidente. Ciao Antonio, grazie. Allora, tra poco sentiremo Marcello Iannacone, che è l'allenatore del San Marco, a cui vanno i miei complimenti, Donato, perché sta facendo giocare un sacco, non può fare altro, sta facendo giocare un sacco di ragazzi 2004, 2005, domenica scorsa ha mandato in campo un ragazzo del 2005, è veramente molto molto bravo, un'età media veramente molto bassa, anche se c'ha Salerno, De Cesare, Paolo Gelli, qualcuno di età avanzata, però poi il resto è un San Marco molto molto giovane e stanno costruendo per il futuro, quindi complimenti a Marcello Iannacone, che io ho sentito al 90esimo proprio di San Marco Real City. Sentiamo il tecnico del San Marco, Marcello Iannacone. Marcello, lo salviamo il San Marco, oggi tre punti importanti, una grande prestazione, l'avete aggiustata nel secondo tempo, ma abbiamo visto un grande San Marco. Beh, abbiamo fatto un buon secondo tempo sfruttando la superiorità numerica, tra l'altro arrivata intorno al 20esimo minuto, potevamo gestire meglio, però un primo tempo da quando siamo rimasti con l'uomo in più abbiamo fatto veramente male, abbiamo fatto tutto noi, regalando anche il gol, poi ci siamo riorganizzati negli spogliatoi e abbiamo portato in porto il risultato e quindi adesso siamo ancora in lotta. Sai quanto ti voglio bene, oggi durante la telecronaca in diretta ti ho elogiato perché continuo a mandare in campo ragazzi 2003, 2004, oggi ancora 2005. Beh, il nostro 2005 è stato fino a domenica un titolare inamovibile, ha fatto tantissime presenze, è bravo, il campo dice che è bravo, tu me lo confermi, per cui... Senti, ma ci vuole coraggio, cioè, insomma, voi tecnici, tu in particolare, anche Pino, avete coraggio a mandarlo in campo, eh? Noi diciamo sempre... I giocatori vogliono giocatori affermati, altri... Sì, anch'io ne vorrei, magari da mettere vicino ai loro polmoni, sono ragazzi che se non giocano non crescono, lui è un 2005, sta facendo molto bene e io sono contento, del resto non lo decido io ma lo decide il campo, se ci sta un quarantenne con me e sta bene, gioca, anch'io ho giocato fino a poco tempo fa ed ero un over 40, se stai bene e il campo ti accetta ancora puoi giocare a qualunque età. In bocca al lupo Marcello, salviamo sto San Marco, lo salveremo. Speriamo bene, grazie. Allora ritorneremo in eccellenza, però ritorniamo in terza categoria visto che abbiamo gli ospiti e magari vedendo le immagini del bovino. Paolo Soldo del Sant'Agata, ecco, la terza categoria serve spesso a far ritornare nei piccoli paesi il calcio, no? Quindi è ritornato il calcio a Bovino, è ritornato il calcio a Carpino tramite il Gargano Academy, è tornato il calcio a Poggio Imperiale, insomma a Cele San Mito con i nostri amici Romano. Questa è la terza categoria, vivere il paese, no? Un po' come fate anche voi quando andate a giocare a Sant'Agata, quindi il profumo del paesino. Eh sì, poi arrivare la domenica alle due, certo. È una prospettiva... Però insomma, si ritornano in questi piccoli paesi che ritornano ad avere una squadra di calcio. Vediamo le immagini di Bovino, San Nicandro proprio. Paolo? Dico, questi paesi in cui ritorna il calcio è bello. Sì, è bello che sia seguito, è bello che ci sia insomma movimento intorno a questo sport, che è quello che porta. Certo, Danilo, insomma, sono piccoli paesi che hanno bisogno durante la settimana i ragazzi, che poi sono tutti del paese, no? Qui sono tutti del Bovino, tutti di San Nicandro, così. Tipo San Nicandro, avevo riconosciuto appena sì, Daniele che ha giocato. Poi, ha giocato un anno con noi pure. Domenica ha giocato, capitano, stavo bravo, infortunato, bravissimo ragazzo. È rientrato allora domenica scorsa. Diciamo, questo è il bello della terza categoria, no? Poi voi vi conoscete ormai da diversi anni, è bello ritrovarsi, no? Tu hai dominato Daniele, vabbè che ha giocato con voi, però è bello ritrovarsi la domenica. È bello ritrovarsi, è bello ritrovare tanti amici, tanti ragazzi nuovi che si approcciano, diceva Donato, alla terza categoria come primo anno di campionato. Pure noi abbiamo tanti giovani, 2003-2004, quindi ben venga questo calcio in tutti i paesi della provincia, ben venga. Vediamo le immagini della capolista, Maracanà-San Severo. Allora ragazzi, Maracanà-San Severo a questo punto penso, eccola qua, con il Poggio Imperiale, penso che la squadra, prima Paolo e poi Danilo, la squadra più accreditata, questo è il Poggio Imperiale, sì,
e la squadra più accreditata, Paolo? Sì, questa. Voi l'avete incontrata, eccola qua la Maracanã San Severo. Sì, squadra organizzata, compatta, con diverse individualità, insomma, superiori alla categoria. Non perde un colpo, a differenza magari dell'Atletico Apriceno. Sì, sì, e poi la continuità è tutto in un campionato lungo. Però c'è da dire una cosa, io vi ho visto con il Maracanã San Severo, avete fatto una bella partita, anche voi è stata una bella partita, no? Nonostante la sconfitta, mi sembra. Rocambolesca, no, Danilo? Sì, abbiamo perso 4-3. È vero, è stata una bellissima partita. Bella partita. Noi ultimamente prendiamo qualche gol inizio primo tempo e prendiamo qualche gol e poi dobbiamo sempre rimanere. Ma anche domenica Sanicano mi sembra che perdevamo. Sanicano siamo andati due volte in svantaggio, però questa volta siamo riusciti a recuperare. Senti, non ti voglio far dire, però diciamo, penso che per la promozione diretta è Atletico Apriceno e Maracanã, Ponte Bari. Vediamo adesso la classifica, sì, di terza categoria. Sicuramente sono loro le squadre, anche se l'Apriceno ha perso col Manfredonia, sì, domenica. Eccolo, vedi, quindi, la classifica. Infatti si è riaperta un po' la lotta lì davanti, quindi dobbiamo vedere. Poi c'è lo Stornara che pure è organizzata. E domenica sai che c'è Maracanã a Sporting Manfredonia? Ah, ecco, guarda. Quindi... io starò lì a vedere questa partita che si giocherà di mattina. Sì, ma noi ospiteremo il Cerignola, che è pure un'altra squadra. Sì. Di amici pure, però organizzata. Comunque, vedi, se andiamo a vedere un po' la classifica, in cui abbiamo un monitor lontano, ci stanno almeno 6-7 squadre per 4 posti. Sì, tutto 4 possibile. Posti. Quindi c'è anche il Poggio Imperiale, il San Giovanni Rotondo, il Biancofiore San Giovanni Rotondo, che può, voi stessi, insomma. È un bel campionato questo, è un bel torneo, tutte bel squadre torneo. Valide, veramente. Un bel campionato, veramente. Insomma, è un campionato bello, noi lo seguiamo da vicino, vi ripeto, come numeri di seguito è la categoria più seguita, sia sui siti, sui social. Sì, io volevo fare, diciamo, una tiratina d'orecchie a qualche amministrazione, perché non è possibile lo stesso Sant'Agata, ma potremmo nominare Bovino, potremmo nominare San Nicandro. Abbiamo bisogno di strutture più idonee, ci lamentiamo che i giovani magari si allontanano, va bene, ci sono i problemi dei computer, Sky, chi più ne ha più ne metta, però il problema è che noi dobbiamo migliorare gli impianti prima di tutto, e poi ci sono paesi molto piccoli, mentre Apricena, Manfredonia, San Severo comunque hanno un bacino di utenza sia dal punto di vista del pubblico ma soprattutto dal punto di vista dei ragazzi, alcuni paesi anche con il discorso dei fuori quota soffrono, quindi è inutile che ci lamentiamo che poi non abbiamo ragazzi del posto, non abbiamo ragazzi del posto perché non investiamo, o comunque, tolto Gaetano Danza forse, sì, che salutiamo, qualche altro che fa sacrifici per tirare fuori i ragazzi, ma è chiaro che se non abbiamo i settori giovanili già sofferenti in questi paesi, già senza campi, insomma, d'inverno è dura stare su un campo in terra battuta, quando la terra battuta se non è a brecciolini, quindi bisogna assolutamente rifare i campi del Liceto, chi più ne ha più ne metta, Cagnano, e cercare di migliorare le strutture, soprattutto anche nei paesi piccoli, perché il segreto del pubblico sono i ragazzi del posto, è inutile che ce lo diciamo, perché probabilmente se Danilo non lo segue nessuno, né da Orsare né da Foggia, se non proprio un amico o un parente, però se ci sono ragazzi del posto, lo zio, il nonno, la ragazza, e questo è il segreto per fare sport nei piccoli paesi. Perfetto, giovani. Ritorneremo in terza, andiamo in promozione che non abbiamo toccato, abbiamo le immagini Sporting Apricena, prima però vediamo la classifica e quello che succederà domenica prossima, grazie Carmine Francavilla. Allora qui abbiamo probabilmente la squadra del momento, è proprio lo Sporting Apricena, finalmente quando sono arrivati Michele Mimmo come direttore tecnico e Michele Centra come allenatore, lo Sporting Apricena ha messo la quarta, ha superato diverse squadre, sta risalendo la classifica. Domenica prossima gli auguriamo di fare ancora bene, che dovrà giocare contro la San Ferdinando di Puglia, e probabilmente c'è la possibilità ancora di fare punti. E insomma è un campionato in cui il Foggia Incedit cerca di tenere il passo delle prime. Lucera probabilmente ha fallito completamente la stagione, ci si aspettava molto di più da Lucera, e lo Sporting Apricena, ecco, si sta trovando la strada della salvezza. Vediamo le immagini di Sporting Apricena, i tuoi amici Centra e Mimmo stanno facendo miracoli. Stanno facendo miracoli, d'altronde
sono due esperti di categoria, hanno rinforzato un po' la squadra, poi hanno dato, diciamo, stimoli nuovi. È un po' un dispiacere non vedere nelle primissime posizioni il Foggia in Gedit, che sulla carta, diciamo, mi aspettavo di più, ma ahimè purtroppo non è che tutti possono vincere. Hanno trovato un Polignano, una Polimnia, insomma, quadrata, una Polimnia che ha saputo bene investire in questo campionato, ma c'è lo Spinazzola, lo stesso, insomma, Foggia in Gedit ancora in lotta, e il Lucera che non deve demordere, perché comunque può ancora entrare nel campionato. Ancora queste sono le immagini della gara di andata tra Sporting Apicenza e San Ferdinando, che si incontreranno domenica prossima a Campi Invertiti, perché ci sarà la gara di ritorno. Andiamo in prima categoria, ritorneremo anche in promozione, tra poco andremo anche in pubblicità. Andiamo in prima categoria, andiamo a vedere cosa succederà domenica prossima, vediamo anche la classifica. Domenica scorsa abbiamo visto di questo bel pareggio 3-3 della Nuova Downey in casa del Palese, adesso ne parliamo con tutti i nostri ospiti, visto che la Nuova Downey è rinforzata da Sant'Agata, se mi sentono, mi fanno neri, che c'è Buonomo, che è benvenuto, che salutiamo. Mario, mi perdoni. Che ha fatto gol, ha fatto il 3-3. Ha fatto il 3-3. Beh, il mio idolo, benvenuto. Ecco, questa è la classifica, questo è anche il prossimo turno. È il Palese in testa, però la Nuova Downey è lì dietro che aspetta il passo falso. L'importante era superare lo scontro diretto senza perdere, anche se ci hanno raccontato di una Nuova Downey che probabilmente i punti meritava anche la vittoria. Questo è un campionato. Andiamo a vedere le immagini della Nuova Downey. Ne parliamo subito con Paolo Soldo e con il nostro amico Danilo Ferragonio. Stifiamo tutti per Mario Lannunziata, per Emilio La Rossa, per tutti Rudy Cifarelli, per tutti i nostri amici, no Paolo? E questi sono tutti amici nostri. Sì, insomma, speriamo, sono ancora lì, insomma, ce la giocheranno fino alla fine. Sì, anche il campionato è ancora grande, quindi è ancora lungo, quindi ci sarà la possibilità di recuperare. E Danilo, insomma, riprendiamo un po' in giro, se la Nuova Downey vince perché c'hanno il nostro attaccante. È ovvio. Che benvenuto. Perdevano 2-0, sono riusciti a raddrizzarla questa partita, però sono tutti, li conosco a tutti quanti, forse da parecchi anni. Allora, ho visto tante partite, ecco, benvenuto, l'abbiamo visto. Ho visto tante partite in quest'anno, 3 o 4 della Nuova Downey. Per me, come gioca la Nuova Downey, potrebbe tranquillamente giocare, secondo me, anche in Eccellenza. Sì, sono veramente bene, Danilo. Sì, è uno spettacolo vederli, secondo me stanno pure un po' sfortunato. Sì, mi dispiace perché sentendo Mario ultimamente mi sa che c'è pure qualche infortunato. Ogni domenica ce n'è due o tre, quindi non riesce mai a quindi, mettere in campo. Peccato, però perché modo dovevano fare bene. Io ho visto 3 o 4 partite quest'anno. Secondo me è una formazione, anche lì c'è tecnica, no Donato? Sono giocatori che hanno tecnica da vendere. Assolutamente, giocatori di altre categorie. È riuscito il presidente a metterli insieme, e che qualcuno non lo vuole cedere perché c'è le sirene di qualche categoria superiore. Diciamo che deve stringere i denti e reggere questo Palese. C'è una differenza tecnica, a mio avviso, per quello che ho visto io, la Nuova Downey dal punto di vista tecnico è più forte. Certo, però quelle di Palese corrono, sì, corrono e corrono tanto. Spesso li mettono in difficoltà. Domenica un gran pareggio, a prescindere da come è nato, perché chiaramente si poteva pure vincere, però insomma andare in casa della capolista, sì, subire 3 gol, ma farne 3 non è uno scherzo. Bisogna andare avanti e aspettare qualche passo falso, come l'ha fatto purtroppo la Nuova Downey giusto col Palese in casa. Certo, che ha perso. Non deve perdere punti, massima concentrazione. Se il Palese fa un passo falso, potremmo salire su in casa. Senti, bravi ragazzi, Paolo Soldo e Danilo Ferragonio, però bravo anche Mario Lannunziata, questa esperienza da allenatore, proprio partendo nella Nuova Downey, insomma, li mette veramente bene in campo, anche perché lui, quando sono tutti a disposizione, ha 20 giocatori che meriterebbero di giocare tutti e 20, no Paolo? Sì, però si nota una certa organizzazione, proprio un impianto di gioco, e questo suppongo sia merito del mister. Sì, assolutamente. Grande organizzazione finalmente, no? Danilo a Nuova Downey, Giuseppe Recchia, cioè, insomma, Giuseppe Recchia. Sì, poi c'è Mimmo Guerra, insomma, Luciano Acquaviva. C'è anche Marco Pellegrini e Luigi Belluna, insomma. Una grande organizzazione questa. Luigi Carpegnieri, quello che va a collaborare, Luigi Belluna, sì. Mario, stai esprimendo un gioco veramente alto. Veramente, un bel gioco. Io
ho visto 3-4 partite veramente di categorie superiori. Sì, c'era anche quel video che mi sa che hai fatto proprio tu, che hanno fatto un bel gol filmato con una bella uscita da sinistra a destra, veramente. Cross di Quaresimale e benvenuto si è trovato là per fare gol, quindi una bella azione. C'è Cifarelli in stato di grazia, ma c'è Emilio La Rosa, ma tutti quanti, Vallario, ma giocano veramente un bel calcio. Allora, sempre prima categoria, Donato, è il momento anche del Peschici. Abbiamo l'immagine del Peschici, perché domenica scorsa ha vinto 4-0 in casa del Troia, perché il Peschici, dopo aver recuperato diversi giocatori, finalmente anche la squadra di Teodoro Vlasic, a cui va il nostro saluto, ha iniziato a carburare. Beh, considerando un inizio di campionato catastrofico e non per colpa né del mister, né della società, né della squadra, troppi assenti, chi per lavoro, chi per infortunio o d'altro, certamente non è il massimo battere il Troia, perché la panchina del Peschici di Teoplasis, perché diciamo che purtroppo il Troia per mille motivi non sta andando a mille, però il Peschici, se il campionato fosse iniziato a gennaio probabilmente lottava, lottava per le promozioni, se andiamo a calcolare i punti. Ottima piazza Peschici, diventata un'altra piazza bellissima, per sia, campo, per, sia per il campo, sia per il fair play, sia per il tifo. Un Teodoro Vlasic che da tantissimi anni gira in tutti i campionati, soprattutto del Gargano, dove è difficile fare calcio, dove è difficile ottenere risultati, perché lo abbiamo detto, le distanze proibitive a volte sono una cosa negativa per queste squadre. Però ripeto, finalmente bisogna dire il Peschici, perché se lo merita, speriamo di andarci presto e non solo per mangiare. Dobbiamo andare a Domenico Costamarina, a cui vanno i salutiamo Domenico, team manager dell'Ecco, perché la primavera oggi addirittura c'era un suo articolo su tutti i giornali lombardi con tanto di fotografia di Domenico Costamarina, di Domenico Mastro Matteo ristorante Costamarina, perché veramente la sua primavera sta facendo veramente bene. Sì, dicevo che dove è difficile fare calcio, adesso anche il Peschici insieme al Vieste, certo, sta diventando davvero una bellissima realtà, sia, ripeto, dal punto di vista puramente calcistico, ma anche dal punto di vista del pubblico, dal punto di vista, c'è tanta gente che ormai segue la squadra, tantissimo, bellissimo tifo, davvero dimentichiamo il vecchio Peschici, quando c'erano tantissimi problemi e anche scorrettezze, eccetera, eccetera. Adesso bisogna ricordare il Peschici per questi bei risultati. Qui le immagini, anche il Cagnano, maglia biancorossa, anche a Cagnano si stanno facendo le cose fatte bene, no? Sì, anche Cagnano ha, che sta in zona playoff. Per anni, diciamo, ha avuto tanti problemi. Quest'anno non solo sta in zona playoff, ma sta disputando bei campionati negli ultimi anni. E anche sta prendendo posizioni meritate nella classifica. La solita nota dolente, ma so che si stanno risolvendo i problemi. Probabilmente, se avesse un campo all'altezza della categoria, probabilmente noi lo avremmo. Mi sa che domenica va la capolista a Cagnano. Sì, andiamo alla prima categoria la prossima giornata. Chiudevo dicendo il fatto del campo, che se finalmente, come si dice, che devono fare la struttura nuova e quindi un terreno di gioco adeguato, Cagnano ha le carte in regola per poter saltare. L'occhio lungo di Danilo, perché domenica c'è Cagnano, Palese, non è detto che io vada a Cagnano. No, non solo, ma è uno di quei posti dove il Palese o il Palo avrà grandi difficoltà. Difficile fare punti. Tifiamo Cagnano, lì ha pareggiato la nuova Danna di Foggia, c'ero io a vedere la partita. Parliamo del Real San Giovanni, abbiamo le immagini, perché se vediamo la classifica, il Real San Giovanni è terzo, e qui il Real San Giovanni è una bella squadra, eccola qua, Real San Giovanni, sì, è terzo, quindi ho detto bene, è terzo. Vediamo le immagini, anche lì il nostro amico Michele Melchionda, Michele Melchionda continua a essere, non si arrende, lo vedremo tra pochissimo, nonostante l'età, e la chioccia fa da capitano a questa squadra. È una bella realtà, io l'ho vista seppure poco, perché purtroppo le posso seguire spesso per altri impegni, proprio con la Nuova Daunia non è affatto una squadra, no, io ho visto la partita proprio Nuova Daunia Real San Giovanni, ha vinto la Nuova Daunia 3-0, però sì, diciamo, sì, è stato bugiardo, sì, ma ha giocato una bellissima partita, bellissima quindi, partita. E proprio quindi, queste sono le immagini di Nuova Daunia Real San Giovanni, queste sono quelle squadre scomode
che chi li deve incontrare, la stessa Nuova d'Animo che andrà a San Giovanni, non sarà facile, è lo stesso. È vero, diciamo che è un'altra bella realtà e sta comunque in lotta per le posizioni. Allora ci manca la seconda categoria e poi ritorneremo dopo la pubblicità a fare la carrellata entro tutti i campionati. Andiamo in seconda categoria, vediamo cosa succederà domenica prossima. Noi salutiamo sempre con affetto il Canosium, gli amici del Canosium che ci guardano da Canosa, perché seguono la trasmissione, perché insomma seguono il calcio dilettantistico. Questa è la classifica, il Canosium lo diciamo ormai da tutte le trasmissioni, ormai è una cosa a sé, però ci sono le nostre che potrebbero infilarsi ben 3-4 squadre in zona playoff. Così nell'ultimo periodo il Monte, che abbiamo l'immagine se non sbaglio, bene benissimo il San Marco che insieme all'Ascoli sono secondi e terzi. Anche in questa categoria le Foggiane, Donato, fanno la loro bella parte. Sì, ha avuto un gran calo il Monte Sant'Angelo, devo dire la verità, forse per colpa nostra, perché quando sono venuti gli ospiti sì. Di Monte Sant'Angelo non abbiamo toccato il corno, però da quel giorno purtroppo sono stati tanti risultati negativi e anche non me l'aspettavo, perché sì, infortuni, poi sai, a volte anche lo stesso Covid ha colpito squadre più che altre, però il Monte Sant'Angelo c'ha tutte le carte in regola, la squadra è pure fatta di bei calciatori, di giocatori che hanno militato in categorie superiori, magari due o tre infortunati che vanno completamente esatto. Stavolge, no? E Sant'Andrea che manca Danilo Ferragoni e Paolo, quello non vincono mai. Però c'è il mio amico che mi dice i risultati tutte le settimane, che è De Meo, Attanasio. Che lo vedo il lunedì che viene a giocare e mi dice sempre i risultati. No, vabbè, è chiaro che quando mancano giocatori fondamentali, comunque importanti, c'è un calo di tutta la squadra, certo. Però non è un alibi. Monte Sant'Angelo in questo periodo, non so se per la preparazione, diciamo che ha avuto troppi risultati negativi, però certo. Tanto di cappello al San Marco e l'Ascoli, sono due squadre, sia pure l'Ascoli militava in categorie superiori e si è dovuto accontentare di riprendere in pratica il calcio dopo il famoso Giuseppe Roccia che per tanti anni ha tirato la carretta. Auguriamoci che, se non, naturalmente è proibitiva la prima posizione, quindi chiudiamo questo argomento perché la prima posizione è fuori da qualsiasi tipo di discorso. Speriamo che con i playoff, ecco, e lo voglio sempre ricordare, con eventuali ripescaggi, perché purtroppo ci sta crisi nel calcio e molte società nel bene e nel male spariscono o comunque soffrono e quindi si devono accontentare di iscrizioni di categorie inferiori, bisogna sempre puntare ai playoff perché è una strada per poter essere promossi. Perfetto, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo perché facciamo di nuovo la carrellata su tutte le categorie, rivedremo ancora altre immagini che non abbiamo visto in questa prima parte. Allora, pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo, grazie ai nostri sponsor che ci danno una mano per la realizzazione di queste trasmissioni e da lunedì riparte anche il TG dei dilettanti. Allora, vediamo le pubblicità nostre, i nostri amici. Ristorante Costa Marina a Peschici in Viale Kennedy, scalinata principale per il porto. Il mare nel vostro piatto. Siamo aperti da aprile a settembre. Costa Marina è anche B&B. Prenota la tua vacanza. Visita il nostro sito www.costamarinapeschici.it. Domenico Mastro Matteo vi aspetta. Fiordelisi attua monitoraggio continuo dei processi produttivi per mezzo di verifiche ispettive interne della qualità e di comunicazione tra le parti aziendali. Visitaci sul nostro sito www.fiordelisisrl.com. La freschezza dei nostri prodotti ogni giorno sulla vostra tavola. Mercati di città alla prima, la qualità da sempre. La Next Design Group opera in tutta Italia, una grande squadra al vostro servizio. Affida a noi i tuoi trasporti e le tue merci. Le consegneremo su tutto il territorio nazionale. Visita il nostro sito www.transportrent.srl.it. Dai vita ai tuoi progetti con i finanziamenti Fiditalia. Puoi chiedere un prestito personale, una cessione del quinto dello stipendio o della pensione, oppure un leasing per veicoli sia nuovi che usati. Affidati alle agenzie Fineur. I nostri esperti sono a tua disposizione per fornirti consulenza e preventivi sempre gratuiti. Vieni a trovarci. Siamo a Foggia, in via Vincenzo Dalla Rocca, e San Nicandro Garganico, in via Antonio Gramsci.
www.fineuro.reteifiditalia.it. Ah, ok, quattro mesi da nonno, da quattro mesi, Donato. No, seconda volta. Seconda volta. Perfetto, ne parlavamo in studio mentre andava la pubblicità. Allora, ritorniamo velocissimamente a rivedere quello che succederà in Serie D. Facciamo una carrellata ancora in tutti i campionati, poi chiudiamo con la terza con i nostri amici. Allora, domenica trasferta che sulla carta potrebbe sembrare alla portata, perché Biciglia è lì sotto se tu lo vedi, però in questo campionato abbiamo visto che nessuno regala niente, quindi Cerignola deve stare molto molto attento e concentrato, no Donato? Io dico, vediamo ancora le immagini che le partite più difficili forse sono proprio quelle con le squadre che si devono salvare. Poi Biciglia c'ha un grosso blasone, non è che va il Cerignola e si arrende subito, certo. Sarà una partita da giocare, dura. Sicuramente, e questa è una certezza, il Cerignola parte favorito dal pronostico. Il Bitondo non c'ha pure lei una partita proprio tranquilla. Bisogna fare la corsa sul Bitondo, perché le altre nel bene e nel male sono attardate, però il Cerignola deve guardare a se stesso, cioè non può assolutamente guardare i risultati delle altre formazioni, perché guardare le altre formazioni significa distrarsi e fare dei passi falsi. Si va a Biceglie per vincere, quello che fanno gli altri. Andiamo a vedere in eccellenza, tra poco ne parleremo con le immagini del Real City. Adesso andiamo a vedere invece la classifica e il prossimo turno, perché il prossimo turno, al di là delle partite importanti che possono essere Borgorosso, Molfetta, San Marco, che è una vera scontro di per evitare la retrocessione, c'è, attenzione, c'è Real City Barletta. E vediamo le immagini del Real City, perché qui c'è il Real City, eccolo qua, il Real City che si deve salvare, il Barletta che deve vincere. Come stiamo messi? Senti, sicuramente queste sono le immagini di San Severo in maglia granata e Real City in maglia verde. Dire che è una partita facile mi sembra quantomeno avventato. A me dispiace molto che arriva questa partita in questo momento, perché un altro passo falso del Reale City potrebbe quantomeno portarle un po' più a fondo nelle sabbie mobili, e poi diventa più difficile uscirne. Considere, lo diciamo ancora, che non essendoci i playoff, molte squadre tireranno i remi in barca, quindi sarà sudata i playout, saranno sudati, perché alcune squadre magari sono in lotta ancora per qualcosa, scontri dirette, insomma difficile il turno per Real City. Però il calcio è bello proprio perché può succedere di tutto, noi ci crediamo. Beh, sarebbe una cosa bellissima, perché la vittoria del Real City, in parole povere, è uguale ad riaprire il campionato, quindi lo dobbiamo sperare anche per il Corato. Anche lì abbiamo un sacco di amici che ci seguono. Corato, bella squadra, bella formazione. Probabilmente, se non ci fosse stato il Barletta, che già l'anno scorso è una delle nobili non promosse, probabilmente avrebbe vinto il campionato l'anno scorso, e quindi quest'anno c'era spazio per il Corato. Allora, campionato di promozione, andiamo a rivedere quello che succederà domenica prossima. Abbiamo già detto che ci saranno partite importanti, quella di riferimento è sicuramente San Ferdinando Sporting Capricena, ma c'è anche il Foggia Incedit che avrà un compito importante, cioè quello di vincere. Foggia Incedit che dovrà andare a giocare proprio in casa della capolista, e qui si vedrà quanto vale il Foggia Incedit in casa del Polimbia. Sì, questo è un esame molto importante. Chiaramente non è un incontro che può decidere i playoff, assolutamente, però naturalmente bloccare il Polimbia vuol dire pure capire di che stoffa sono fatti, certo, gli amici del Foggia Incedit, che a prescindere hanno, secondo me, tutte le possibilità, hanno tutte le possibilità, perché l'organico è ottimo, la società è ottima, cioè le carte regole ce l'hanno, hanno fatto delle cose straordinarie, sacrifici anche, devo dire, grazie un po' all'aiuto della società, ma anche da chi, insomma, l'aiuto, gli sponsor, eccetera eccetera. È una partita difficile. Io sono andato spesso a Polignano, soprattutto quando allenavamo o comunque stavamo con San Giovanni Rotondo, sì. Anche lì c'era una bella squadra, avevano già una bella squadra, ed è un ambiente, cioè molto il tifo caldo. È caldo, stavamo con Michele Mimmo, che vogliamo l'occasione per salutarlo.
Noi avevamo una squadra rocciosa anche dietro, Franco 5, Chiumento, cioè non è giocato, però il clima era caldo, mi ricordo facemmo 1-1, ma fu una partita difficile, quindi il Foggia Ingedit non troverà un ambiente favorevole, ma queste sono le partite per vedere di che stoffa. Anche in prima categoria scendiamo, andiamo a vedere cosa succederà domenica prossima in prima categoria, c'è questo Cagnano Palese, noi tifiamo qua, lo diciamo, anche se ci vedono Foggia TV arriva in tutta la Puglia fino a sotto Lecce, anche se ci vedono gli amici del Palese, loro devono sapere, noi insomma siamo di fuori dalle squadre della provincia di Foggia, qui tutta la capitanata tifa per il Cagnano. Sì, è una di quelle partite che può favorire la Nuova Downe, fermo restando che la Nuova Downe deve fare il suo e deve vincere la partita casalinga. Cagnano in maglia bianco-rossa. Con il Biceglie deve fare insomma la partita della vita quasi, perché battendola, perché io sono molto ma molto fiducioso, non solo per il valore del Cagnano, ma su quel campaccio andarci a giocare non è facile, certo, specialmente se acchiappiamo la giornata. Scendiamo di categoria, andiamo in seconda categoria, grazie Carmine Francavilla oggi alla regia, queste sono le partite, anche qui c'è una partita che spicca, che San Marco Ascoli Sadriano, è bella partita questa. Eh beh, sicuramente è una bella partita, quantomeno per vedere chi è il vero inseguitore del Canosa. Non devono pensare tanto alla classifica, perché comunque il campionato è ancora lungo, sarà però una bella partita, è un derby a questo punto, perché così è un derby, sì. Un derby, sì. Andiamo in terza categoria e qui subito coinvolgiamo Paolo Soldo, questa sera con noi è Danilo Ferragogna del Sant'Agata. Oh ragazzi, Bovino Gargano Academy, Paolo, insomma anche qui, anche se sono nelle retrovie le due squadre, però hanno due organi giovani, il Bovino si è rinforzato, no, da Paolo? Sì, giovani con qualcuno un po' più di esperienza che insomma possono dire ancora la loro sicuramente. Certo. Poi vediamo ancora la classifica, c'è Danilo, c'è questo Biancofiore San Giovanni Rotondo, mi sembra Poggi Imperiale, anche lì in gioco un posto per i playoff, qui chi perde poi verrebbe attardato, no? Per entrare nella griglia. Sì, sì, mancano ancora. Vedi, stanno fuori tutte e due, però. Stanno fuori tutte e due, però siamo tutti là, siamo tutti raggruppati infatti. Là in pochi punti, ci sono 6-7 squadre se non sbaglio. Poi mancano 10 partite fino alla fine del campionato. Lì c'è Atletico Apricena San Nicandro, però il San Nicandro non è tanto facile da solo, voi l'avete visto domenica scorsa. Noi l'abbiamo visto, è una squadra che lotta su tutti i palloni, c'ha qualche individualità forte, il numero 9 si è fatto male, che peccato che si è fatto, perché è un bel giocatore, un bel centravanti, e quindi c'è da lottare perché le squadre sono quasi tutte livellate, sì, a parte quelle due o tre. Vediamo lì, che mi dite su Maracanã Sporting Manfredonia? Vediamo ancora Carmine la terza categoria. Paolo? È un'altra bella partita sicuramente, certo parte favorito il Maracanã, però anche lo Sporting è una bella squadra compatta, molto, molto forte atleticamente. E non sarà facile sicuramente, non è scontato il risultato. Perfetto, e che mi dite su Sant'Agata Unidi Pecerino, anche perché qui è proprio uno scontro, voi dovete per forza di cosa vincere, che se no altrimenti ragazzi si fa dura. Paolo? Beh, noi dovremmo fare di tutto per rimanere nel gruppetto di quelle squadre che poi arrivano alla fine a giocarsi i playoff. E ce le dobbiamo giocare tutte. Ci siamo tutti domenica, Danilo? No, non ci siamo tutti, ci sono una lista di infortunati infinita tra lavoro, figli, infortunati, quindi vediamo chi sta meglio. Ti ho detto, noi 25 titolari siamo. Quindi chi sta meglio può giocare tranquillamente. Perfetto, insomma un bel campionato, grazie a voi per essere venuti a trovarmi. Donato, insomma, forza Sant'Agata, no? Certo, ci mancherebbe. Con gli amici di Cerignola. Sicuramente sono favoriti. Perfetto, noi dobbiamo dare la linea a Pino Pistillo per il basket questa sera, non di martedì ma di mercoledì, quindi noi tiriamo dentro mezz'ora per dare il basket molto seguito, cioè abbiamo la cestistica, ma abbiamo tante altre squadre. Io prima di lasciarvi poi vi lascio con un servizio mandato in onda dal TG2, da Dribbling, dove ci sono due preti della provincia di Foggia che sono stati chiamati nella nazionale dei sacerdoti, e tra cui uno che saluto in particolare, visto che ci sentiamo e ci vediamo spesso, che è Don Michele Abbadantuono di
Carpino, e quindi tra poco vi manderò questo servizio, è veramente molto bello da vedere. Una trasmissione che fa miracoli. Io vi ringrazio, oggi abbiamo fatto solo un'ora, però ringrazio Donato Magnisio, grazie. Veramente una mesa, tutto Donato, sa più di me. Paolo, dottor Paolo Soldo, al pronto soccorso lo trovate. Allora Paolo, grazie. Non è un posto dove ti vogliamo venire a trovare. Ragazzi, io ho cresciuto calcisticamente, nel senso che li ho visti quando Danilo, grazie, in bocca al lupo per questa avventura di allenatore. Salutami Rocco Messaggero. Vabbè, te lo saluterò. Mi raccomando, domenica fate i bravi, nel senso che vincete, voi siete sempre bravi. Speriamo. Assolutamente sempre bravi. Benissimo, allora vi lascio con questo servizio del TG2, dove ci sono due sacerdoti della provincia di Foggia che, pensate, sono stati chiamati nella nazionale italiana dei sacerdoti, e quindi vedetelo attentamente perché è un bel servizio. Io vi ringrazio, ci vediamo mercoledì prossimo un parterre molto più grande, avremo più spazio visto che non ci sarà il basket, ma soprattutto avremo da parlare di questi scontri che ci saranno in tutte le categorie. Salutiamo Marianne, che salutiamo spero rientri, Marianne, anche perché giocherà contro il tuo San Nicandro, e quindi è tutto dire. Salutiamo Marianna, che ritornerà mercoledì con noi. Allora vediamoci questo servizio, vi saluto, vi ringrazio infinitamente, non i miei ospiti ma i miei amici. Noi ci vediamo mercoledì prossimo sempre alle ore 21, la replica poi alle 23:30, c'è la replica il giovedì pomeriggio, insomma tante repliche di questo programma, come diceva Paolo, molto seguito, lo ringrazio, perché siamo purtroppo solo noi a parlare di questo calcio di cui nessuno vuol parlare. Ci andiamo mercoledì prossimo, grazie ancora, grazie a voi. Sacerdoti italiani e di altre nazionalità sotto un'unica bandiera, o se preferite tonaca, per esercitare il ministero della fede ed essere in prima linea nella solidarietà attraverso lo sport. Il programma di oggi, ultimo giorno di raduno, ore 9, Santa Messa, vi siete organizzati, Don Patrizio, per la sacrestia, quindi siamo a posto. Ore 10, riunione tecnica, vi spiego l'ultimo allenamento. Ore 10:15 ci trasferiamo lì al campo, poi pranzo, dopodiché saluti e fine raduno. Siamo stati con loro in ritiro nel collegio dei padri Oblati a Rho, alle porte di Milano, scoprendo tanti segreti. Ragazzi, una messa in meno e una partita in più. Ristorante Costa Marina a Peschici in Viale Kennedy, scalinata principale per il porto. Il mare nel vostro piatto. Siamo aperti da aprile a settembre. Costa Marina è anche B&B. Prenota la tua vacanza. Visita il nostro sito www.costamarinapeschici.it. Domenico Mastro Matteo vi aspetta. Fiordelisi attua monitoraggio continuo dei processi produttivi per mezzo di verifiche ispettive interne della qualità e di comunicazione tra le parti aziendali. Visitaci sul nostro sito www.fiordelisisrl.com. La freschezza dei nostri prodotti ogni giorno sulla vostra tavola. Mercati di città alla prima, la qualità da sempre. La Next Design Group opera in tutta Italia, una grande squadra al vostro servizio. Affida a noi i tuoi trasporti e le tue merci. Le consegneremo su tutto il territorio nazionale. Visita il nostro sito www.transportrent.srl.it. Dai vita ai tuoi progetti con i finanziamenti Fiditalia. Puoi chiedere un prestito personale, una cessione del quinto dello stipendio o della pensione, oppure un leasing per veicoli sia nuovi che usati. Affidati alle agenzie Fineur. I nostri esperti sono a tua disposizione per fornirti consulenza e preventivi sempre gratuiti. Vieni a trovarci. Siamo a Foggia, in via Vincenzo Dalla Rocca, e San Nicandro Garganico, in via Antonio Gramsci. www.fineur.retefiditalia.it